Guardi, noi ci stiamo mettendo tutto l'impegno che abbiamo. Sappiamo che l'agroalimentare è un settore che può veramente generare futuro sia per le imprese che per i lavoratori. I numeri lo dicono. Anche recentemente, è stato certificato che l'agroalimentare italiano è l'unico settore che ha dei segnali positivi. Dobbiamo sapere che abbiamo diversi problemi, quindi non va raccontato un settore senza problemi. Ci sono diverse questioni che dobbiamo ancora affrontare e ci sono in particolare alcuni settori che soffrono un passaggio delicato, ma al netto di questa consapevolezza noi sappiamo anche che qui c'è un pezzo di futuro dell'economia italiana. Ecco, sul fronte lavoro oggi è una giornata importante a Roma. Beh, sì, abbiamo da completare una discussione sulla delega che secondo me rimane una grande opportunità. Il PD fa bene a confrontarsi nel merito dei temi aperti, io credo che la discussione ci possa portare a una sintesi positiva. Sinceramente vivo la delega lavoro come una grande occasione per riformare le tutele e quindi per essere più forti verso i lavoratori e per aiutare le imprese a creare nuova occupazione. Credo che questo sia l'obiettivo di tutti e per cui anche la discussione del PD sarà orientata su questo. Discutere e poi decidere insieme. Il settore agroalimentare è un po' in ginocchio a seguito delle condizioni meteorologiche che negli ultimi mesi hanno completamente devastato non solo la piana del Sele, ma un po' tutta la Campania. In che modo si cercherà di intervenire? Sappiamo che molti sindaci hanno chiesto proprio lo stato di calamità. Guardi, è ovvio che noi abbiamo strumenti, diciamo, che ereditiamo dal passato, come i fondi, diciamo, per la calamità naturale, e però dobbiamo dirci realisticamente che questi fondi oggi non corrispondono più alle necessità del territorio. Possiamo anche far finta di non vedere il problema, ma rimane. Io credo che sia maturo il tempo per ragionare tutti insieme di innovazioni, di strumenti nuovi, ad esempio. Sicuramente in questa regione come in altre bisogna lavorare di più sui sistemi assicurativi. Bisogna fare in modo che questi sistemi vengano realmente vissuti dalle imprese come strumenti utili. Abbiamo un progetto nazionale da 1 miliardo e 600 milioni di euro per i prossimi anni per aiutare proprio le imprese a lavorare di più sulle assicurazioni. Questi sono gli strumenti da attivare per il futuro. Tutto il resto, sinceramente, fa parte di strumenti, che non corrispondono più alle esigenze delle imprese.